Eneba è lo sponsor di questo video, marketplace dove è possibile acquistare le proprie key di gioco sia su PC che su console, oppure anche degli abbonamenti o programmi per PC e crediti in game. Eneba è uno store in espansione, che al momento conta almeno 10.000 prodotti digitali in vendita, è molto affidabile, ha uno score di 4 stelle e mezzo su 5 su Trustpilot ed è anche partner di importanti brand dell'industria videoludica come ad esempio Konami, e ha anche un live support service che è attivo 24 ore su 24 e serve appunto per risolvere rapidamente eventuali problematiche. All'interno dello store troverete diverse offerte che si aggiornano nel tempo e prezzi scontati, però è possibile andare a inserire il codice sconto di Armax al momento dell'acquisto per avere un ulteriore sconto. Se siete interessati a dargli un'occhiata, tutti i link del caso li trovate in descrizione. Good morning youtubers, finalmente sono riuscito a rimettere le mani sulla beta di Enlisted. Non avete idea di quanto volevo tornare a farmi due spare su questo titolo. Qualche video fa vi ho detto di come non esista una vera alternativa secondo me per un appassionato di Battlefield a Battlefield, perché o si va ancora di più verso l'arcade con qualcosa come COD, oppure si passa a giochi che tendono di più al simulativo, che per quanto possono essere fatti bene, insomma, non sono sono troppo lenti per i miei gusti. Enlisted è quindi l'FPS che più mi aveva stupito a livello di divertimento come alternativa a Battlefield, e non mi fraintendete, perché si vede che non è un AAA, non ha il budget che ha un Battlefield. Però è un gioco, anche se meno rifinito, ciò non toglie che sia divertente, che si lasci molto volentieri giocare. Attualmente è ancora in beta, ma quest'anno dovrebbe uscire sia su PC, confermato anche Xbox Serie X e Serie S, e mi risulta stiano lavorando anche per portarlo su PlayStation 5, se riescono, ecco, non è ancora sicuro. Non sto qui a farvi di nuovo una recensione del titolo, perché l'abbiamo già spolpato in un video precedente sotto tanti aspetti, l'ho già fatto quindi un video così, e si tratta pur sempre di una beta. Ma lo stile di gioco dovrebbe essere perfettamente nelle corde di tutti noi, di tutti quelli che sono appassionati di Battlefield. La modalità base del resto è conquista e funziona alla stessa identica maniera, poi c'è anche una modalità in cui bisogna difendere diversi obiettivi
e se vengono catturati si passa al settore successivo, quindi anche qui qualcosa di molto simile a sfondamento, insomma, vi ci ritroverete in generale. È interessante la gestione dei plotoni e dei soldati che ha una vena di GDR in questo senso, cioè voi avete più plotoni con cui giocare e altri ancora potete sbloccarne, ogni plotone ha le sue caratteristiche, specializzazioni e potete portarne 4 in ogni partita, 3 che sono specializzati nella fanteria e 1 nei veicoli, che siano carri o aerei. Giocando con quei plotoni accumulate punti esperienza da spendere per migliorare le caratteristiche di quel plotone, come ad esempio il fatto di poter portare più munizioni per tutti i soldati che ne fanno parte, poter accumulare più esperienza, poter reclutare un soldato in più, poter avere delle armi secondarie, più gadget, insomma tutti i miglioramenti poi li trovate in una sorta di ramo delle abilità tra cui scegliere i perk che preferite. Oltre al plotone, ogni singolo soldato bisogna gestirlo. Potete in ogni modo congedare un soldato e reclutarne un altro, e anche questi si sbloccano man mano che giocate, e giocando e facendo bene con quel soldato avrete l'esperienza specifica per quel soldato lì, a cui potrete applicare dei perk, anche lì boost nella resistenza per la corsa, una rigenerazione della salute che si attiva prima, una velocità di movimento superiore quando siete accucciati, eccetera, eccetera. Ci sono poi altre meccaniche degne di nota, come la possibilità di costruire delle fortificazioni, come su Battlefield 5, che siano semplici muri di sacchi di sabbia dietro i quali ripararsi, oppure anche mitragliatrici fisse, PAC, FLAC e quant'altro. La cosa bella è che questa meccanica è meno scriptata rispetto a Battlefield, nel senso che qui potrete costruire in qualsiasi parte della mappa le fortificazioni che volete, e ovviamente gli avversari potranno distruggerla sia con esplosivi sia anche smontandole una volta che arrivano vicini ad esse. Poi c'è la vera particolarità del titolo, sia il fatto che in game voi non spawnate come un soldato solo, ma come un plotone vero e proprio composto da 5-6 unità, e voi controllate uno di quei soldati. Gli altri sono controllati nel frattempo dall'intelligenza artificiale. Potete impartire degli ordini ai soldati del plotone, chiedere di seguirvi oppure di fermarsi da qualche parte, magari in difesa di un punto. E poi quando morite, switchate e controllate un altro membro di quel plotone. E lo switch comunque potete farlo anche in corso della partita senza morire, perché magari voi avete, che ne so, il soldato con una R, entrate in una casa, quindi spazi ristretti, fate fuori tutti. Poi magari volete switchare a un personaggio che ha un fucile da cecchino per poter mirare un team che magari è distante e sta arrivando, perfetto. Se nel plotone avete il soldato con fucile da cecchino, potete switchare su di lui e prenderne il controllo. Capite che quindi questa meccanica ha un'enorme potenzialità, riesce a divertire, anche se è probabilmente quella che ha maggior bisogno di essere rifinita, perché spesso e volentieri i bot che vi seguono non sono particolarmente smart, anzi. Vi faccio un esempio pratico, magari c'è una via in cui c'è un tank nemico parcheggiato che sta facendo fuori tutti, perfetto, allora voi magari vi acquattate per aggirarlo senza fare casino, vi muovete piano, radente alle coperture, e quelli invece, belino, si mettono in mezzo alla strada, incredibili come se nulla fosse, si fanno trucidare dal carro. Oppure, molto semplicemente, voi siete dietro una copertura, vedete un team nemico, incominciate a sparare al primo, poi tornate in copertura, caricate, sparate al secondo, a un certo punto vi fanno e la visuale switch a quel punto sul nostro compagno di plotone che fino a quel momento era stato mosso dall'IA, che però al posto di stare in copertura si è messo proprio sotto al fuoco nemico e si guarda intorno come se andasse per funghi, quindi morite subito un'altra volta. Altro esempio, quando voi state mirando a qualcuno capita che i bot vi si mettano davanti come se nulla fosse, quindi ecco. Ci sono dei problemi da questo punto di vista e non ho visto ancora un grosso miglioramento rispetto alla pre-alpha di cui abbiamo già parlato qualche mese fa, però ciò non toglie che al netto di queste problematiche, al netto che non bisogna aspettarsi il livello di dettaglio, di animazioni e di cura che si ha su un titolo che è AAA e non è questo, Enlisted comunque si conferma essere estremamente interessante e soprattutto molto molto divertente da giocare. Per quanto mi riguarda io lo gioco davvero molto volentieri, non so quanto resterà aperta ancora questa beta, ma credo poco. Mi hanno passato purtroppo l'accesso molto in ritardo, però ecco, vedrò di registrarvi qualche gameplay e caricarvelo sul canale così da farvelo godere al meglio, farvelo vedere meglio che posso, per quanto sia ancora possibile a livello proprio temporale. Del resto hanno anche aperto la campagna con lo sbarco in Normandia, aggiungendo l'esercito americano, quindi gli Sherman e quant'altro. Ecco, vedrò di farvi vedere quello che posso prossimamente. Tenete i fari accesi sul titolo se può interessarvi, perché non credo che manchi così tanto all'uscita. Ed il resto è un buon modo, secondo me, di colmare il tempo intanto che aspettiamo l'uscita del prossimo Battlefield e magari appassionarci anche a un titolo nuovo.
Detto questo, ragazzuoli, aspetto i vostri commenti. Tra l'altro, se l'avete provato, ditemi che cosa ne pensate. E noi ci vediamo al prossimo video.